Buongiorno a te nell'amore di Cristo. Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e per la grazia di Dio stiamo incominciando un altro mese. Oggi è lunedì 1 di marzo, questo è Leggiamo la Bibbia insieme, noi stiamo leggendo la parola di Dio. Fino a qui Dio ci ha dato la gioia di leggere tutto il libro di Genesi e stiamo andando verso la conclusione del libro di Esodo, il secondo libro della Bibbia. Questa mattina noi leggeremo due capitoli della parola di Dio, sempre il libro di Esodo, capitolo 30 e capitolo 31. Ecco la parola di Dio, Esodo, capitolo 30. Farai pure un altare per bruciarvi sopra il profumo. Lo farai di legno d'acacia. La sua lunghezza sarà di un cubito e la sua larghezza di un cubito. Sarà quadrato e avrà una altezza di due cubiti. I suoi corni saranno tutti d'un pezzo con esso. Rivestirai d'oro puro di sopra, i suoi lati tutto intorno e i suoi corni. Gli farai una ghirlanda d'oro intorno. Gli farai due anelli d'oro sotto la sua ghirlanda, ai suoi due lati. Li metterai ai suoi due lati per passarvi le stanghe che serviranno a portarlo. Farai le stanghe di legno d'acacia e li rivestirai d'oro, dice la parola del Signore. Collocherai altari, l'altare davanti al velo, che è davanti all'arca della testimonianza, di fronte al propiziatorio, che è sopra la testimonianza, dove io mi incontrerò con te. Aarone vi brucerà sopra dell'incenso aromatico, lo brucerà ogni mattina quando riordinerà le lampade. Quando Aarone accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare, sarà il profumo quotidiano davanti al Signore di generazione in generazione. Non offrirete su di esso incenso profano, né olocausto, né oblazione, non vi farete libazioni. Una volta all'anno Aarone farà l'espiazione sui corni di esso con il sangue del sacrificio di espiazione per il peccato. Vi farà sopra l'espiazione una volta all'anno. Di generazione in generazione sarà cosa santissima, sacra al Signore. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: quando farai il conto dei figli di Israele, facendo il censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita. Quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga, quando ne farai il censimento. Daranno questo: chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo secondo il siclo del santuario, che è di 20 ghere. Un mezzo siclo sarà l'offerta da fare al Signore. Ogni persona che sarà compresa nel censimento dai 20 anni in su darà questa offerta al Signore. Il ricco non darà di più, né il povero darà di meno di mezzo siclo. Quando si darà l'offerta al Signore per il riscatto delle vostre vite? Prenderai dunque dai figli di Israele questo denaro del riscatto e lo adopererai per il servizio della tenda di convegno. Sarà per i figli di Israele un memoriale davanti al Signore per fare il riscatto delle vostre vite. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: farai pure una conca di rame con la sua base di rame per le abluzioni. La porrai tra la tenda di convegno e l'altare e la riempirai d'acqua. Aarone e i suoi figli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda di convegno, si laveranno con l'acqua perché non muoiano. Anche quando si avvicineranno all'altare per fare il servizio, per fumare un'offerta fatta al Signore mediante il fuoco, si laveranno le mani e i piedi, così non moriranno. Questa sarà una norma perenne per loro, per Aarone e per la sua discendenza di generazione in generazione. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: prendati anche i migliori aromi di mirra vergine, 500 sicli di cinamomo aromatico, la metà, cioè 250 sicli di canna aromatica, pure 250.
di acacia 500 secondo il ciclo del santuario e un hin di olio d'oliva. Ne farai un olio per l'unzione sacra, un profumo composto secondo la parte del profumiere. Sarà l'olio per l'unzione sacra. Con esso ungerai la tenda di convegno, l'arca della testimonianza, la tavola e tutti i suoi utensili, il candelabro e i suoi utensili, l'altare dei profumi, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base. Consacrerai così queste cose, ed esse saranno santissime. Tutto quello che toccherà sarà santo. Ungerai Aarone e i suoi figli, li consacrerai perché mi servono come sacerdoti. Parlerai ai figli di Israele, dicendo: questo sarà il mio olio di consacrazione per tutte le generazioni future. Nessuno dovrà adoperarlo per il suo corpo. Non ne farete neppure un altro uguale della stessa composizione. Esso è cosa santa e sarà per voi cosa santa. Chiunque ne produrrà uno uguale o chiunque ne metterà sopra uno straneo sarà escluso dal suo popolo. Il Signore disse ancora a Mosè: prenditi degli aromi, della resina, della conchiglia profumata, del galbano, degli aromi con incenso puro in dosi uguali. Ne farai un profumo composto secondo l'arte del profumiere, salato, puro, santo. Ne ridurrai una parte in minutissima polvere e ne porrai davanti alla testimonianza nella tenda di convegno dove io mi incontrerò con te. Esso sarà per voi una cosa santissima. Del profumo che farai non ne farete altro della stessa composizione per uso vostro. Sarà per te cosa santa, consacrata al Signore. Chiunque ne farà di uguale per odorarlo sarà escluso dal suo popolo. Ora leggiamo Genesi capitolo 31. Scusate, Esodo capitolo 31. Versetto 1. Esodo 31. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per compiere opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il rame, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco, gli ho dato per aiutante Oholiab, figlio di Ahisamac, della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possono fare tutto quello che ti ho ordinato. La tenda di convegno, l'arca per la testimonianza, il propiziatorio che dovrà esservi sopra, tutti gli arredi della tenda, la tavola e i suoi utensili, il candelabro d'oro puro e tutti i suoi utensili, l'altare dell'incenso, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, i paramenti per le cerimonie e i paramenti sacri per il sacerdote, Aarone e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio, l'olio dell'unzione e l'incenso aromatico per il luogo santo. Faranno tutto conformemente a quello che ho ordinato. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: quanto a te, parla ai figli di Israele e di loro: badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica. Osserverete dunque il sabato perché è un giorno santo per voi. Chiunque lo profanerà sarà messo a morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà escluso dal suo popolo. Si lavorerà sei giorni, ma il settimo giorno è un sabato solenne, riposo sacro al Signore. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. I figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato, lo celebreranno di generazione in generazione, come un patto perenne.
Esso è un segno perenne tra me e i figli di Israele, poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare e si riposò. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio. Parola del Signore. Quindi noi questa mattina, il lunedì 1 marzo del 2021, noi abbiamo letto Esodo capitolo 30 e capitolo 31. Io ti aspetto anche per domani, quando noi continueremo questa lettura della parola di Dio. Inoltre vorrei ricordarti che noi, ossia stiamo andando, no? Ossia verso la conclusione, quindi tra circa una settimana noi avremo già finito il libro di Esodo. Se tu hai perso qualche puntata, non c'è nessun problema. Basta tornare sempre qui sul canale di Nicodemo Fabiano, su YouTube, Nicodemo F. Iscriviti sul canale, clicca nella campanellina, avrai la notifica di ogni video che viene caricato. Tutti i giorni a mezzogiorno noi siamo qui per leggere la parola di Dio insieme. E se hai perso una puntata, basta andare nella playlist di Leggiamo la Bibbia Insieme nel mio canale e potrai trovare e quindi ascoltare la parola del Signore. È molto importante che tu legga la parola di Dio. Se per caso hai una domanda, qualcosa che, di quello che noi abbiamo letto, che dice Fabiano, non mi è molto chiaro, allora io avrò molto piacere di rispondere alla tua domanda. Sempre nel video, nei commenti, metti lì la tua domanda perché probabilmente potrebbe essere la domanda anche di altre persone, quindi condividi la tua domanda con altre persone e se hai anche una richiesta di preghiera non esitare a mandarmi la tua richiesta di preghiera al 340-237-9339 e io pregherò per te a Dio Padre nel nome di Gesù, nella potenza dello Spirito Santo. Inoltre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì noi abbiamo alle 7 del mattino su Nicodemo Fabiano su YouTube e anche su Facebook, sulla pagina di Alba Nuova Potenza nella preghiera, l'opportunità di pregare tutti quanti insieme su Alba Nuova Potenza nella preghiera. Allora io nel frattempo vi saluto fortemente nell'amore del Signore con un forte e caloroso abbraccio, ti do un santo bacio e ti aspetto per domani, quando noi continueremo a leggere la parola del Signore. Quindi che il Signore ti benedica grandemente, che la parola del Signore rimanga nel tuo cuore. Leggiamo la parola del Signore insieme.